Salve a tutti, vorrei fare una riflessione oggi per quanto riguarda questa giornata, il 25 aprile, che non c'è niente da per cui festeggiare, perché è una festa, una ricorrenza del massacro del tempo della guerra e la storia si sta ripetendo. È una ricorrenza dell'oblio e questa storia come in passato e ancora oggi si ripete. Non viviamo in un paese democratico, ma bensì in una finta democrazia. Una finta democrazia, cioè una dittatura trasformata in finta democrazia. Cioè, siamo passati da una finta pandemia, la pandemenza, a delle città come oggi, cioè oggi ci hanno preso poco in giro. In pratica oggi è il primo giorno dove sperimentano a Venezia le città a pagamento, cioè vi rendete conto? Le città a pagamento. Cioè io, cittadina libera italiana, devo andare a pagare per visitare una città? Ma dove si è visto mai una cosa del genere? E ancora ci sono persone idiote, io, come all'epoca c'erano i covidioti, e che ancora oggi pagheranno per andare a visitare la città. Io voglio vedere a fine esperimento quante persone ancora vanno a fare questo, obbediscono, capito? Come in una finta pandemia, 4 anni fa, dove io prendevo il treno e andavo in un'altra città, essendo a Roma andavo a Milano e ritornavo. Sì, scrivevo una stupida autorizzazione, facevo finta di obbedire. Ma disobbedivo. Invece certe persone, con le mie orecchie sentivo, che in pratica, so che cosa facevano, telefonavano alle forze dell'ordine per vedere se si potevano spostare da un comune all'altro. Quindi, dove vogliamo arrivare? A festeggiare l'idiozia, capito? Cose che si ripetono. Quanta gente traditrice che magari ti pugnala le spalle se ci fosse stata ancora oggi una guerra, che una guerra c'è perché siamo bombardati da tanti veleni, da quello che ci spruzzano in aria, a quelli che si sono fatti l'elisir di corta vita, come dice un gran dottore Elvino Batteroni, che vi consiglio di seguirlo su Facebook. E sì, perché è anche dalla potenza anche elettromagnetiche, le reti 5G che dal 30 aprile saranno triplificate alla massima potenza di 26 volte. Non oso immaginare cosa ci può accadere, guarda, sia a quelli che si sono fatti i vaccini, ma anche a chi non se l'è fatti, perché non so cosa. Dobbiamo tornare indietro, indietro proprio, cercare di, non lo so, di riuscire a vivere delle piccole cose, della quotidianità, a riassaporare la vita, vedere un fiore quando cresce, a vedere il mare, le montagne, la natura, stare più in contatto con la terra e anche il contatto umano che sta scomparendo. Anche i nostri figli non sono più quelli di una volta, non obbediscono, non riescono più, non c'è più dialogo, non ci si trasmette più quell'amore, quella unione di una volta. Questo perché piano piano l'umanità sta tendendo a farsi andare non so dove, cioè veramente sta proprio, ci stiamo disumanizzando ed è una cosa alquanto triste, però ecco, bisogna riflettere alla giornata di oggi che non ricorda, è solo un ricordo che si ripete. E non c'è nulla da festeggiare. Io ho visto, cioè, quello che sta succedendo alle città, no? A Roma, tutti quanti davanti a quell'omino, che sappiamo che cosa sia quell'omino bianco, che è proprio il non plus ultra, è una città del Vaticano dove io sono nata, a Roma, cioè proprio ora mi trovo nelle Alpi, nell'Ossola, non so se la conoscete, vicino a 30-40 km dal confine italiano-svizzero, e niente. Questa era una piccola riflessione. Pensateci. Noi
Non dovete andare a visitare le città e pagarle, perché questa è una sperimentazione che poi si andrà a finire tutte le altre città. È una finta democrazia dove ci vogliono togliere piano piano le libertà di muoverci anche. La finta pandemia del Covid è stata una sperimentazione, perché per vedere come sono fatti gli italiani. Siamo un gregge, io non mi ci voglio mettere in mezzo perché ho cercato di disobbedire obbediendo, tra virgolette, io non lavoro, ma era uguale, cioè io sono casalinga, ho due ragazzi di 26 e 24 anni, però se lavoravo era uguale, bastava mettersi, cioè andare dal datore di lavoro, ah sì, io non lavoro, mi sospendi, allora mettermelo per iscritto, vediamo che cosa avrebbe fatto, cioè non avrebbe fatto nulla. Quindi ognuno di noi qualche soldino da parte ce l'ha, no? Qual era a dire no al ricatto, alla forma del ricambio? Tutti avete obbedito, tutti, la maggior parte delle persone hanno obbedito a questa farsa che si sta ripetendo piano piano con altre forme, adesso alle città a pagamento, poi magari ecco alle auto elettriche, ma mi raccomando, andate a comprare le auto elettriche che capito? Con il finto perbenismo che dicono che sono ecologiche, che fanno bene al clima, all'ambiente. Non è vero nulla. Prendono fuoco facilmente ed è una trappola mortale. Riflettete, seguitemi, fatemi sapere quello che pensate. E dove vi trovate nei commenti. Arrivederci a tutti.